Pochi mesi dopo avvenne quell'immane flagello che fu la Prima Guerra Mondiale, che coinvolse così tragicamente anche il nostro paese. Tutto ebbe inizio il 26 maggio del 1915. Gridando. Dicono che bisogna partire. Dobbiamo chiamare gli uomini. Ma sarà per poco tempo. La biancheria in cantina. E i bachi di seta come faremo? Si possono portare solo 5 kg di roba. Partè è il capo comune, il Domenico Bruschetti, che va sulla piazza. Ma le pallido come una strassa. Sentiamo cosa da dire. Il Comando Supremo Militare ha ordinato l'evacuazione totale in codesto comune. Diffiderà popolazione abbandonare paese e recarsi a Rovereto. Ognuno prenderà secco valigetta con strettamente necessario, coperta di lana e vettovaglie per 5 giorni. Gli abitanti verranno inviati poi con ferrovia oltre Innsbruck. Animali saranno intanto da condurre a Rovereto e da munirsi alle corna con biglietto del nome del proprietario. Ma all'orla è vera! Dobbiamo partire! Che disgrazia! Non preoccupatevi, dicono che la guerra durerà meno di un mese. Forza! Il comando piombò sul villaggio improvviso. Il nemico è vicino. Si sgombra. La parola volava di casa in casa. Rapida. Cupa. Sollevando ondate di pianto. E le donne accorrevano. E si chiamavano a vicenda. E si arrestavano sgomenti. E si precipitavano pazzi. E gli uomini che udivano dai campi. Si chiamavano a gran voce. Come avessero un'improvvisa paura di trovarsi soli. E si slanciavano attraverso i filari. E si stringevano a gruppi. E volevano correre al villaggio. Ma ecco un'ansia, un rimorso. Quella terra aveva ancora bisogno di loro. Quelle piante aspettavano le loro braccia. E l'aratro era mezzo il solco. E si sparsero di nuovo nei campi. E si udiva il bifolco incitare i buoi con ritmo più e più affannato. E col busto proteso in avanti pareva spingere lui stesso l'aratro. E le zappe si tuffavano secche. E la semente cadeva a scatti. E i piedi strusciavano sopra la terra a coprirla. E non levavano la testa. Angosciatamente. Come vi fossero pochi istanti di vita. E ognuno volesse dare al suo campo un lavoro che servisse per sempre. Ma giunsero le donne. Ecco, le donne. Coi lattanti al collo. E il viso pallido. E non avevano più fiato a parlare. Quando videro gli uomini a quel modo. Il corpo convulso al lavoro. Si arrestarono. E i contadini, ecco, gettarono le zappe. E stettero muti. E le anime si videro per gli occhi. E ognuno sentì a un punto l'angoscia di tutti. E i bimbi che sentivano le madri stringerli da fargli male. E non capivano. E vedevano i visi sgomenti dei grandi. E non capivano. E qualcuno piangere. I grandi che non sapevano potessero piangere. I bimbi ruppero in pianto. E il cuor colmo dei grandi ecco s'aperse. E il pianto traboccò. Stringendosi tutti assieme. Traboccò. E fu grande. Poche ore erano concesse. Da una stanza all'altra. Affannosamente. Corre. Prendere. Scegliere. No, oddio, come si fa a scegliere nella casa delle povere gente? Che cosa non è necessario? Che cosa non è caro alla gente che vive di casa e di terra? E l'abito vecchio? E la coperta d'inverno? E lo scialle? Oh, come sono tante le cose quando si devono lasciare. E il tappeto fatto a mano? E il quadro della nonna? E l'armadio comprato soldo a soldo? Oh, come sono tante. E poi tutti i mobili. E poi le bestie. E la casa? La casa. Ruberanno. Bruceranno. No, no. Restiamo. Ma sotto il comando incalzava. Il nemico è vicino. Si sgombra. E già si sentiva il cannone. E la gente usciva dalle case. Cariche. Curvi. Le mamme coi lattanti al collo. Gli occhi fissi. I vecchi trascinati per mano. Come bimbi. Procedevano lenti. Muti. E le guardie cacciavano le bestie dalle stalle. E qualcuna non voleva uscire. E quelle uscite riscappavano indietro. E mucchiavano sotto le percosse che pareva un pianto d'uomo.
e gli uomini uscivano a 10, a 100, molti lenti, e parevano anch'essi bestie cacciate dalle stalle, che non vogliono uscire, che vogliono tornare indietro. E le bestie si mescolavano alla gente e voltavano il muso a cercare il padrone, e il padrone le chiamava e si riconoscevano e si guardavano e andavano oltre insieme, che non si sapeva quali fossero bestie e quali fossero uomini. Parlare ai bimbi della guerra.